Buon pomeriggio e benvenuti a Prospettive da parte di Matteo Ciofi. Ripartiamo da domenica, la quarta di Pasqua, in cui la Chiesa ha celebrato la giornata di preghiera per le vocazioni. Al Regina Cheli, il Pontefice ha invitato a chiedere al Signore di moltiplicare le vocazioni alla vita consacrata e al matrimonio. Gesù, ha osservato il Santo Padre, è il pastore buono per eccellenza perché ha offerto la sua vita per noi e ci risana dalle tante forme di infermità spirituale come ambizione, pigrizia e orgoglio. Un estratto delle parole di Papa Francesco. E chiediamo al Signore che mandi tanti buoni operai a lavorare nel suo campo, come pure moltiplichi le vocazioni alla vita consacrata e al matrimonio cristiano. Come dicevo, ho ordinato oggi, sedeci sacerdoti. Questa mattina a casa Santa Marta, Papa Francesco ha sottolineato che chiusura e apertura sono due poli contrapposti che descrivono come l'uomo possa reagire dinanzi al soffio dello Spirito Santo. Il Pontefice ha ribadito quindi come non si debba mai essere prigionieri delle parole, un passaggio dell'omelia del Santo Padre. Tornano sulla stessa domanda, sono incapaci di uscire da quel mondo chiuso. Sono prigionieri delle idee. Hanno ricevuto la legge che era vita, ma l'hanno distillato, l'hanno trasformata in ideologia. E così girano e girano. E sono incapaci di uscire e qualsiasi novità per loro è una minaccia. Oggi, 24 aprile, ricorre il 103° anniversario del Metz Jäger, il grande male che causò la morte di 1,5 milioni di innocenti e diede inizio alla diaspora degli armeni. Il 24 aprile del 1915 a Costantinopoli il governo turco fece arrestare e giustiziare più di 600 rappresentanti dell'intelligenza di questa antica minoranza cristiana. Fu l'inizio del sterminio armeno, il primo del XX secolo, come dichiarato da Papa Francesco nella messa celebrata a San Pietro il 12 aprile del 2015, in ricordo dei martiri armeni. Passiamo ora alla strage avvenuta ieri pomeriggio a Toronto. Sono 10 le vittime confermate e 15 i feriti travolti da un furgone bianco salito su un marciapiede e che ha falciato i pedoni all'altezza di Yonge and Finch. Un atto deliberato lo ha definito la polizia, che non si sbilancia sul movente, ma che non esclude al tempo stesso il terrorismo. L'autore della strage, uno studente di 25 anni di origine armena, Alek Minassian, è stato arrestato. Il Cardinal Collins, arcivescovo di Toronto, attraverso un comunicato ha affermato che chiederà a tutte le 225 chiese cattoliche dell'arcidiocesi della città di offrire speciali intenzioni di preghiera questa settimana per tutti coloro che stanno soffrendo. In chiusura ci spostiamo ai Musei Vaticani per vedere le immagini dell'apertura serale, evento che è stato inaugurato con un concerto della fanfara dei Bersaglieri di Aprilia, il contributo. È tutto anche per oggi, grazie per la vostra cortese attenzione, buon proseguimento con i nostri programmi ed appuntamento a giovedì.